L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nell'edizione odierna, innanzitutto la cronaca, un infermiere del Rizzoli è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione a Forio. Truffa alla TIM, sono stati confermati gli arresti domiciliari per Lucio Pilato. I maestri dell'accoglienza questa mattina sei premiati ad Ischia e nella chiesa del Buon Pastore, sempre ad Ischia, è stato celebrato il precetto pasquale delle forze dell'ordine. Di questo e di altro ancora ci occuperemo, come sempre, tra poco dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Trattati da re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Forio, infermiere del Rizzoli trovato morto nella sua casa. Mario Fiorentino, 36 anni, napoletano, ritrovato a terra con una siringa ancora infilata nel braccio. La polizia sequestra l'intero appartamento. Il magistrato dispone l'autopsia. Truffa TIM, Lucio Pilato resta ai domiciliari. Il giudice Cervo rigetta la richiesta di revoca della misura restrittiva. Solo il fratello Arcangelo autorizzato ad accedere al domicilio coatto. Ischia maestri dell'accoglienza consegnati i riconoscimenti. Questa mattina la cerimonia nella sala consiliare. Il sindaco Giuseppe Ferrandino, questi uomini hanno scritto la storia della nostra comunità. Le forze dell'ordine unite al precetto pasquale. Questa mattina nella chiesa del Buon Pastore la Santa Messa celebrata dal parroco Antonio Angiolini. Presenti tutti i comandanti delle forze dell'ordine operanti sull'isola d'Ischia. E dopo il telegiornale, l'isola che non c'è. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Dunque, la cronaca: è stato trovato privo di vita questa mattina nella casa della Chiaia a Forio, in cui viveva da alcuni mesi, un infermiere dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Si tratta di Mario Fiorentino, napoletano, 36 anni. L'uomo da 3 mesi era infermiere di sala operatoria alla Rizzoli.
A ritrovarlo è stato un collega del Rizzoli. Intorno alle 11.30 Mario Fiorentino era per terra nella stanza da bagno con una siringa ancora infilata nel braccio. Il collega ha subito chiamato i soccorsi, ma i dottori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia agli ordini del vice questore aggiunto Alberto Mannelli e i carabinieri diretti dal capitano Centrella. Le forze dell'ordine stanno indagando per far luce sulle cause della morte insieme agli esperti della scientifica. Molto probabilmente Mario Fiorentino è morto ieri sera perché oggi il corpo presentava già i segni del rigor mortis. La salma è stata sottoposta a sequestro e domattina sarà trasferita a Napoli per l'autopsia disposta dal magistrato cui è stato affidato il caso. Il ritratto che emerge di Mario Fiorentino dal racconto dei suoi colleghi è di un lavoratore molto impegnato nel suo mestiere, ma anche di un uomo fragile dal punto di vista psicologico con un passato di dipendenza dall'alcol. Cosa si è iniettato Mario Fiorentino prima di morire? Sembra che la sostanza fosse un potente anestetico, per cui si fa largo l'ipotesi del suicidio, anche se non è stato ritrovato nessun biglietto di addio. La polizia ha sequestrato l'intero appartamento della Chiaia in cui viveva il Mario Fiorentino. Truffa Team, Giovanna Cervo, il giudice che sta seguendo il caso di truffa che vede coinvolto il commerciante ischitano Lucio Pilato, ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Ha invece autorizzato Arcangelo Pilato, fratello dell'indagato, ad accedere al domicilio coatto. Il giudice ha così motivato la sua decisione. Le esigenze di cautela che sottintendono la misura sono rimaste invariate. Inoltre il tempo trascorso dall'arresto di Pilato, avvenuto il 24 marzo, è molto esiguo, soprattutto se rapportato alla gravità e alla molteplicità dei fatti posti in essere. Ciò non consente di ritenere invariate o cessate le circostanze che hanno determinato la misura cautelare. L'irrilevanza delle circostanze per le quali l'avvocato aveva chiesto la revoca dei domiciliari, spiega ancora il giudice Cervo, è resa ancora più evidente da una informativa dei carabinieri. È emerso infatti che nel breve lasso di tempo durante il quale Pilato è agli arresti domiciliari ha avuto numerosi contatti telefonici con varie persone, manifestando così una personalità del tutto indifferente alle imposizioni dell'autorità giudiziaria, che lascia dunque ritenere inalterato il pericolo di reiterazione dei reati. L'accordo tra il comune di Ischia e Comieco darà un forte impulso alla raccolta differenziata di carta e cartone sul territorio di Ischia. È il commento del vice sindaco di Ischia a margine dell'incontro che si è tenuto al comune, durante il quale è stato sottoscritto il documento ufficiale di un accordo tra comune di Ischia, Ischia Ambiente e Comieco, il consorzio nazionale che si occupa del recupero e del riciclaggio degli imballaggi in cellulosa. Comieco devolverà al comune di Ischia 215.000 euro che saranno utilizzati per l'acquisto di automezzi ed attrezzature finalizzate alla raccolta di carta e cartone. All'incontro erano presenti, oltre al vice sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, il direttore generale della Comieco Carlo Montalbetti ed il presidente di Ischia Ambiente Vincenzo Capuano. Ma ascoltiamo il vice sindaco Ferrandino. Al Comune di Ischia oggi è stato sottoscritto un importante accordo tra il Comune Ischia Ambiente e il Consorzio Comieco. Parliamo con il vice sindaco Enzo Ferrandino. Perché è importante questo accordo? È un accordo importante perché ci consente di avere un finanziamento di 215.000 euro da parte della Comieco per acquisire delle attrezzature e degli automezzi da utilizzare per la raccolta differenziata, in modo particolare per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone. Noi abbiamo una raccolta differenziata che oggi si stanzia su circa il 6,7% e in seguito a questo finanziamento e a politiche di raccolta differenziata che andremo ad implementare, speriamo di poter raggiungere il raddoppio di questa quota percentuale. Tutto questo ha una sua importanza perché ci potrebbe potenzialmente consentire una riduzione del costo del servizio e quindi un riverbero in termini di riduzione del costo e quindi del prelievo fiscale a carico delle attività produttive sul territorio. Insomma, si pagheranno meno tasse. Stiamo lavorando per fare questo. Subito dopo la firma dell'accordo con il Consorzio Comieco si è tenuta una riunione con gli operatori balneari per parlare della organizzazione della raccolta differenziata sulle spiagge in vista dell'apertura della stagione balneare 2017. Sono un paio d'anni che noi balneari stiamo lavorando di concerto col Comune e di Ischia Ambiente e ci siamo trovati molto bene, lo spiegano Peppe La Franca e Giovan Giuseppe Mattera. Per questo veniamo soltanto a ratificare gli accordi già rodati in passato. Vediamo il servizio.
collegato con l'accordo tra Ischia, il comune di Ischia, Ischia Ambiente e Comieco, c'è anche un incontro con i balneari che dovranno appunto dialogare con il comune per quanto riguarda la raccolta sulle spiagge. Allora, Peppe La Franca. Sì, è un incontro con le associazioni balneari e con gli imprenditori balneari di Ischia. C'è l'organizzazione per l'inizio della stagione balneare 2017, visto anche che l'anno scorso che è andata molto bene la raccolta, quindi con Ischia Ambiente, con l'organizzazione, col personale e tutto quanto, noi vogliamo vedere un pochettino il comune che si dice, vediamo un pochettino i posti, i punti di raccolta, gli orari e altre situazioni. Che cosa chiedete al comune, a Ischia Ambiente? Ma noi in effetti siamo venuti qui a ratificare quello che già gli anni scorsi, un paio d'anni che stiamo lavorando di concerto con le amministrazioni e con Ischia Ambiente, per cui ci troviamo molto bene. In effetti andiamo a riproporre gli stessi accordi e gli stessi punti di raccolta, niente più, niente di meno, solo una presenza per far capire che comunque noi operatori del settore balneare abbiamo sempre il problema di come la raccolta e come differenziarla. Dal 1 aprile parte l'uso del badge per i dipendenti EAV. Sarebbero incomprensibili ed ingiustificabili, avverte il presidente dell'EAV Umberto De Gregorio, azioni di protesta anche anomala che l'opinione pubblica non capirebbe e l'azienda non potrebbe accettare. Ma siamo certi che lavoratori e sindacati mostreranno senso di responsabilità in un momento drammatico per altre aziende del trasporto pubblico locale campano. Siamo usciti dalla secca, dice il presidente De Gregorio, dove da troppi anni era rimasta bloccata EAV nelle relazioni sindacali. Dobbiamo recuperare immagine e motivazione a tutti i livelli. Il contributo dei sindacati è determinante. Regolamentazione delle tessere familiari ed introduzione ovunque del badge sono stati passi simbolicamente importanti. La direzione è quella di riportare entro 3 anni EAV ai livelli che merita un'azienda dal glorioso passato e dalle grandi professionalità, tornando anche ad assumere. E questo è l'auspicio del presidente De Gregorio. Alternanza scuola-lavoro. Stamani si è svolto un nuovo incontro tra i dirigenti EAV, i dirigenti scolastici dell'isola d'Ischia e i rappresentanti del coordinamento per la mobilità, per mettere a punto il progetto di accoglienza dei turisti che vedrà impegnati gli studenti degli istituti isolani nel weekend pasquale. Sarà questo un test che ci permetterà poi di perfezionare l'attività prevista durante tutto il periodo estivo, ha sottolineato il portavoce del coordinamento, Salvatore Sodano. La Regione Campania ha approvato la graduatoria unica regionale definitiva relativa al bando per la selezione dei gruppi di azione locale, GAL, e delle strategie di sviluppo locale, pubblicato nel maggio scorso. A seguito della istruttoria svolta e dell'esito dei riesami, sono stati ammessi e selezionati 11 GAL e le relative strategie. Tra gli 11 ammessi, il GAL Terra Protetta, al quale hanno aderito, su impulso dell'ente parco regionale dei Monti Lattari, ben 22 comuni dell'area costiera Sorrentino-Amalfitana e delle isole del Golfo. Il GAL, che è stato costituito l'11 agosto scorso con sede presso il comune di Sorrento, ha tra gli obiettivi promuovere i prodotti, le bellezze del territorio, i benefici della dieta mediterranea, gli studi e le ricerche delle tecniche culturali, la formazione e l'orientamento professionale, ancora creare reti e sostenere la collaborazione tra enti, associazioni e privati, candidare iniziative e progetti ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria. Grazie alla pubblicazione di questa graduatoria, dice Franco Alfieri, che è consigliere del presidente De Luca per l'agricoltura, foreste e caccia, e i partenariati di natura pubblico-privata rappresentati dai GAL potranno finalmente tradurre in azioni concrete le strategie elaborate per favorire lo sviluppo dei territori rurali su cui insistono. Tanta emozione e partecipazione alla manifestazione che si è svolta questa mattina presso la sala del Consiglio Comunale di Ischia. Oggi consegniamo un riconoscimento ad alcuni personaggi che hanno segnato, anzi scritto, la storia della nostra comunità ischitana grazie alla loro attività e al loro spirito votato all'accoglienza, lo ha dichiarato il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino. Il nostro è un sentito grazie e un augurio per le nuove generazioni a continuare nel solco della tradizione. L'elegante pergamena è stata consegnata ad Emidio Buono del ristorante Da Emidio, Emidio Calise del Bar Calise, Antonio Giovanni e Salvatore D'Ambra del panificio Boccia ed Andrea Impagliazzo del Giardino degli Aranci. Una bellissima festa per i premiati, emozionatissimi, e per gli accompagnatori presenti all'evento. Vediamo il servizio.
Ischia ha da sempre dimostrato di avere, oltre ad una naturale predisposizione del territorio al turismo, anche una indole votata all'accoglienza. Ci sono stati ischitani che hanno costruito, passo dopo passo, anno dopo anno, ciò che ora è Ischia, la sua storia, con caparbietà, tenacia e tanta professionalità. Proprio per riconoscere queste importanti figure, questa mattina l'amministrazione di Ischia, con il sindaco Giosi Ferrandino ed il vice sindaco Enzo Ferrandino, ha conferito una preziosa pergamena ai maestri dell'accoglienza ischitana, Emidio Calise del Bar Calise, Antonio, Giovanni e Salvatore D'Ambra, i tre fratelli del panificio Boccia, Emidio Buono del ristorante d'Emidio sulla riva destra e Andrea Impagliazzo, titolare del giardino degli Oranci sul corso Vittorio Colonna. È una grande soddisfazione ricevere questo premio dal comune di Ischia e sono ormai, sono 58 quest'anno, 59 anni. E praticamente sono stato anche premiato di altre cose, però quando uno è premiato da Ischia è una cosa fantastica. Abbiamo lavorato tutti quanti insieme, io e i miei fratelli, continuamente, nella speranza di sopravvivere e di portare la famiglia avanti. E grazie di Dio siamo andati molto lontano. Adesso siamo qua, tutta la nostra roba siamo andati ai miei figli, Luigi, e ai miei nipoti, e loro stanno portando la baracca avanti meglio di me. È meglio, si sta, si sta molto meglio tanti anni fa, e come se che anche qua, oggi grazie di Dio si sta benino, però gli anni passati, l'anno scorso è stato bene, speriamo che quest'anno il Signore ci ha benedito e ci aiuti, come si dice, a tutti quanti, l'isolare e tutto il mondo intero. Noi siamo nati con una struttura dove esisteva già un certo turismo e abbiamo portato quelle che erano le nostre esperienze e siamo da 50 anni sulla breccia, ma il problema è migliorare questo. Abbiamo bisogno delle infrastrutture, il Calise è un deserto, non ha più ragione di esistere perché è nato con un tipo di clientela che oggi non c'è più. Stamani nella chiesa del Buon Pastore ad Ischia è stato celebrato il precetto pasquale interforze alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine presenti ed operanti sull'isola d'Ischia. Vediamo il servizio. Si avvicina la Pasqua e come ogni anno le forze dell'ordine operanti sull'isola d'Ischia si sono radunate in chiesa per la celebrazione del precetto pasquale interforze. Quest'anno la cerimonia si è svolta presso la chiesa del Buon Pastore in via Leonardo Mazzella ad Ischia, officiata dal parroco Don Antonio Angiolini. La cerimonia ha riunito in preghiera tutto il personale dello Stato, che con diverse uniformi opera ogni giorno in difesa della collettività. Presenti in chiesa in divisa una folta rappresentanza di militari del Palazzo Reale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, con gli appartenenti alle associazioni di volontariato dei marinai, dei Carabinieri e della Protezione Civile. In prima fila i comandanti dei vari corpi, il comandante della compagnia dei carabinieri capitano Andrea Centrella, con il comandante della stazione di Ischia luogotenente Michele Cimmino, il dirigente del commissariato di polizia vice questore aggiunto Alberto Mannelli, il tenente colonnello Felice Savinelli del Palazzo Reale di Ischia, con loro il sindaco di Ischia Giosi Ferrandino, a seguire i rappresentanti delle associazioni di marinai e dell'arma dei carabinieri. Suggestiva la cornice umana che cingeva all'altare. Da un lato un picchetto di finanza, carabinieri e polizia. Sull'altro lato i rappresentanti delle associazioni di protezione civile. Ai lati del celebrante sull'altare due marinai del Circomare Ischia. Don Antonio Angiolini nella sua omelia ha voluto testimoniare vicinanza e gratitudine al lavoro che le forze dell'ordine svolgono ogni giorno in difesa dello Stato. Un appuntamento, quello del precetto pasquale interforze, che rappresenta l'importanza simbolica di vedere insieme tutte le forze dell'ordine, custodi dello Stato e supporto della società civile. Sono prorogati fino al 29 aprile i lavori di prolungamento della scogliera preesistente nel comune di Casamicciola, nella zona di Avamporto. Si tratta di lavori di ampliamento della scogliera lato Piemonte della Misericordia, che sarà allungata di circa 40 metri. Servirà per creare maggiore spazio per l'attracco di imbarcazioni da diporto in questo tratto di mare all'esterno del porto dove vengono sistemati i pontili galleggianti. L'allungamento della scogliera servirà anche a proteggere l'area dai venti che spirano da oriente. Ad eseguire i lavori la ditta Egeco, consorzio stabile di Afragola.
Navi da crociera a Casa Micciola, il comandante del Circomare De Angelis è ottimista e favorevole al progetto perché ne gioverebbe il territorio, il turismo e la stessa attività portuale. Da non dimenticare però i limiti imposti sia dalla legge che dal regolamento dell'area marina protetta, che in alcune zone permette l'accosto e l'attraversamento delle navi da crociera. Si parlerebbe inoltre di navi di medie dimensioni, non dei giganti del mare, da cui scendono più di 3.000 passeggeri. Ascoltiamo il comandante De Angelis. Si parla dell'arrivo di navi da crociera a Casa Micciola, è un progetto fattibile? Beh, innanzitutto la pratica è ancora in una forma assolutamente embrionale. Il comune di Casa Micciola ha inteso innanzitutto avviare un tavolo di confronto con tutti gli operatori che potrebbero essere interessati a questo aspetto, non in primis Fincantieri, che a cui è stato sottoposto un progetto di fattibilità, ma anche a comandanti di lungo corso che hanno operato su queste unità navali, che conoscono il territorio, il porto di Casa Micciola, l'autorità marittima rappresentata dal sottoscritto. Devo dire che ci sono delle interessanti basi. Chiaramente il discorso deve essere ulteriormente sviluppato, soprattutto bisogna reperire, credo che il Comune debba reperire i fondi attingendoli eventualmente da quelli disponibili che verranno messi a disposizione magari dalla Regione o dalla stessa Fincantieri. Adesso tecnicamente non saprei insomma come si sviluppa la cosa, però ecco, dal punto di vista giuridico e tecnico sono stati messe giù le basi per poter affrontarlo positivamente questo discorso. Io mi ritengo assolutamente possibilista e favorevole a intraprendere questo discorso, perché ne gioverebbe senza dubbio il territorio, il turismo e quindi l'operatività portuale stessa. Quando si parla di navi da crociera, di grandi navi da crociera, spesso ci sono delle proteste, soprattutto delle preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento e per quanto riguarda l'impatto ambientale. Può essere in qualche modo circoscritto? Assolutamente, sono delle valutazioni che devono essere sicuramente seguite prima di procedere a favorire, diciamo, l'arrivo di una nave da crociera. Non dimentichiamoci che la nostra isola è circondata interamente dall'area marina protetta Regno di Nettuno. Dovranno essere valutate dal punto di vista ambientale, dalla tutela ambientale, alcuni aspetti, quindi ci devono essere degli studi specifici in questo senso. C'è un decreto, che è quello Passera Crimi, che pone dei vincoli, però c'è anche un regolamento dell'area marina protetta attualmente in vigore, che già dalla sua emanazione, prima ancora del decreto ministeriale, permetteva l'accosto, l'attraversamento nelle zone C e B delle navi da crociera. Chiaramente, da quello che ho potuto capire dall'amministrazione comunale, il target specifico in questo senso sarebbe rivolto a unità non particolarmente grandi, quindi stiamo parlando di navi di un certo target che non porteranno a terra 3.000 passeggeri, ne porteranno sicuramente di meno, perché è questo che vuole il turismo, è questo che desidererebbe avere l'ente locale. Ieri, mercoledì 29 marzo, il consigliere comunale di Forio del Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, Domenico Savio, ha presentato al sindaco del Deo e alla soprintendenza una richiesta per interrompere la collocazione in piazza Medaglie d'Oro della scultura bronzea La Solfatrice, opera dello scultore, poeta e pittore Giovanni Maltese, ed installarla nella piazza intitolata allo stesso artista davanti ai giardinetti e rivolta verso il corso Francesco Regile. Savio ha pure chiesto al sindaco di riferire sulla questione nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Sull'argomento ascoltiamoci il servizio di Gennaro Sali. Una copia bronzea della Solfatrice, l'opera scultorea più significativa e famosa realizzata in gesso dall'artista foriano Giovanni Maltese, che visse all'interno del Torrione, sarà collocata in piazza Medaglie d'Oro. Ed è proprio la location scelta dall'amministrazione comunale, guidata da Francesco Del Deo, che a Forio sta provocando polemiche e proteste. A criticare duramente la scelta dell'amministrazione comunale è stato Domenico Savio, consigliere comunale di opposizione del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, il quale ha sottolineato l'inopportunità di sistemare la scultura nella piazza, dove è presente anche un bassorilievo dedicato all'eroe di guerra Luca Balsofiore. Savio propone che la Solfatrice venga collocata nella piazza dedicata proprio al grande scultore Giovanni Maltese e che si trova a ridosso dell'ingresso del corso Francesco Regine.
Ed ancora su Forio, con una nota, il responsabile del movimento politico Aria Nuova, Nicola Manna, contesta le dichiarazioni rese dal sindaco Del Deo sullo stato delle opere realizzate sul territorio comunale. Le parole rilasciate dal sindaco Francesco Del Deo, dice Manna, contrastano fortemente con l'attuale stato del paese. In 4 anni di amministrazione, Del Deo ha regnato a Forio solo con uno stato di confusione e di immobilismo. Non vi è un solo atto amministrativo di cui la compagine di Del Deo può menare vanto. La tanto pubblicizzata ripresa economica non c'è stata, anzi chi oggi resiste in questo paese, garantendo ancora occupazione e visibilità, è un autentico eroe. Tante aree ad alta intensità di popolazione, come Monterone e Panza, meritano per Manna maggiore attenzione. Le strisce blu e la questione della raccolta dei rifiuti sono più evidente e vivido esempio della inconcludenza della gestione del Deo. Ischia verso le elezioni amministrative dell'11 giugno. Per il giornalista Peppino Mazzella, vista la crisi della politica, ad Ischia è il momento di un potere gerontocratico, con persone che hanno i titoli morali, storici e politici per far ritornare la passione per la politica, per riscoprirne i valori alti. Sentiamo. Ischia verso le elezioni amministrative dell'11 giugno. Peppino Mazzella, l'identikit del candidato sindaco ideale. Beh, veramente io non conosco i candidati, chi si vuole candidare. Ritengo che i nomi in circolazione devono avanzare candidature, farsi valere, dire che cosa vogliono fare. Io ritengo che sia, vista la crisi della politica, avendo io aderito come giornalista politico al movimento dell'articolo 1, movimento dei democratici e progressisti, visto il disastro del PD, io ritengo che sia il momento, forse per Ischia, di un potere gerontocratico, cioè di rivolgersi a delle persone che hanno i titoli morali, e storici, politici, per poter far ritornare la passione per la politica. E teniamo conto che la politica ha toccato il livello più basso della nostra storia, nessuno ha più fiducia, c'è una sfiducia collettiva, la nascita dei populismi, bisogna riscoprire dei valori della politica che sono alti e bisogna cominciare a costruire un progetto di sviluppo. Io mi auguro che il sindaco di Ischia assuma la responsabilità della intera Isola di Ischia in una guida politica e programmatica che sia utile anche a Casamicciola, all'Accameno e a Forio. E dunque questa sera appuntamento con la trasmissione settimanale di Tele Ischia, L'isola che non c'è. Argomento della serata: crisi economica tra turismo di bassa qualità e scelte politiche. Ospiti il giornalista Peppino Mazzella, l'imprenditore turistico Luciano Bazzoli, il consigliere di minoranza ed ex sindaco di Lacomeno Carmine Monti ed il commerciante Lello Sgambati. La trasmissione andrà in onda intorno alle 21.10 con le successive repliche, potrà essere seguita sia su digitale terrestre che in streaming sul sito di Tele Ischia. Domenica scorsa si è tenuta a Fontana una manifestazione organizzata dall'Associazione Croce Rossa e dall'Associazione Disabili, durante la quale c'è stata la presentazione del progetto di abbattimento delle barriere architettoniche, la benedizione del riquadro in memoria di Pasquale Trofa, ultimo calzolaio di Fontana, e la benedizione dell'ambulanza dell'Associazione Croce Rossa Ischia Soccorso. La Presidente Rosa Iacono ha emesso un comunicato con il quale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito e preso parte alla manifestazione. Lo sport, la pallanuoto: a sole 5 giornate dal termine della regular season del campionato di A1, il Circolo Atlantico Posillipo, vincendo 10-6 in casa col Torino 81, ha conquistato con 40 punti la 4ª posizione in classifica, scavalcando di una lunghezza la Canottieri Napoli, sconfitta alla Scandone dal Brescia per 12-2. I rossoverdi superano facilmente con un secco 10-6 la Reale Mutua Torino 81 e, dopo aver raggiunto il 4-0 in avvio di secondo tempo, tengono sempre i piemontesi a distanza di sicurezza anche grazie alla tripletta del nazionale greco Blakopoulos. Gli appuntamenti: la compagnia teatrale Gli Scacciapensieri andrà in scena il 31 marzo, 1 e 2 aprile al Teatro Polifunzionale di Ischia nell'ambito della seconda rassegna del Teatro Isolano, con la commedia Brillante in 3 atti e 2 facce da fortuna di Raffaele Caianiello. Parte dell'incasso delle 3 serate sarà devoluto alle associazioni Catena Alimentare di Casamicciola ed Isole d'Amore Onlus. Ed ora, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.
Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Siamo arrivati in chiusura di questa edizione del telegiornale, vi lascio quindi come di consueto all'Isola che non c'è, al direttore Enrico Buono e ai suoi ospiti, e noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.